Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, oggi andiamo a vedere quello che è successo a Bolzano, dove il Pisa ha affrontato il Sud Tirol e ha vinto per 2-1 al Druso. Bene, il primo tempo, diciamo così, un po' soporifero all'inizio, no? Le due squadre si sono studiate, il Pisa ha retto bene al centrocampo, il Sud Tirol è andato con Odoku e Mercai avanti, diciamo le punte di forza del Sud Tirol. Sono state comunque contenute bene all'inizio, io direi fino alla mezz'ora del primo tempo non abbiamo visto, i due portieri non sono stati praticamente impegnati per niente. Quando poi il Pisa è venuto fuori, diciamo negli ultimi minuti dello scorcio del primo tempo, quindi dal 40° poi abbiamo visto un Pisa via via in crescendo, dove poi alla fine al 45° Mlakar fa un assist e Valotti la butta dentro. Valotti la butta dentro e di destro in sacca. Quindi alla fine del primo tempo il Pisa va in vantaggio. Bene, che dire? Nel secondo tempo c'è stata la sostituzione di Lisandro. Lisandro non ha trovato oggi quel piglio. Ma perché? Perché raddoppiavano sempre la marcatura. In conseguenza è stato difficile per Lisandro trovare le sue giocate. Quindi il mister lo sostituisce e poi niente, nel secondo tempo il Pisa ha preso letteralmente, io direi, in mano la partita. Quando poi al 60° fondamentalmente Piccinini alla palla al piede e non si fa ingolosire da tirare e quindi la passa a Valotti, che Valotti è lì a due passi e in zacca senza problemi. Il Pisa è in vantaggio per 2-0. Io direi meritatamente, perché il Pisa ha trovato la strada giusta. Oggi il 4-2-3-1 alla fine ha pagato alla grande, insomma, io direi, ecco. Poi abbiamo visto alla fine che chi è che la butta dentro. Moreo è stato messo come punta, ma alla fine è stato Valotti, diciamo così, che ha trovato la via del gol nelle due occasioni. Poi ce n'è stata anche un'altra, ma va bene. E poi l'ultima è stata quella di Mari, di testa, ma il portiere, diciamo, del Sud Tirol gli ha detto no. Poi il Sud Tirol è andato accorciato le distanze, ma accorciato le distanze su un errore, io direi che fra Leverb e Beruato, diciamo, Beruato è stato immobile, no? E quindi, insomma, hanno trovato la rete. Però, fondamentalmente, la squadra poi ha resistito bene all'incessante, diciamo così, al pressing del Sud Tirol, ma era normale che fosse così, cioè nel senso, non... Oggi è stata una partita difficile nel complesso, una partita difficile perché il Sud Tirol non è una squadra, insomma, di fondo classifica. Ecco, secondo me è una squadra che, insomma, fa del gioco, del buon gioco con Bisoli e via discorrendo. Quindi noi abbiamo tenuto bene. Poi comunque il centrocampo siamo andati, ripeto, anche vicini a segnare la terza rete. Quindi oggi abbiamo trovato un Valotti che è via via in crescendo. Sicuramente via via in crescendo. Quindi io direi buonissima prestazione oggi dei ragazzi, finalmente sono scesi in campo con la mentalità giusta, le idee giuste, specialmente nella ripresa, o meglio dal 40° del primo tempo in avanti si è visto un Pisa veramente con le idee giuste, la mentalità giusta. Abbiamo trovato chi la butta dentro, non c'è niente da fare, chi la butta dentro? Valotti, perché se non la butta dentro Valotti, comunque va bene così, va benissimo così. Io sono contento così.
speriamo che questa sia la svolta, la svolta che io ho tanto, tanto predicato, insomma, svolta, come ho detto l'altra volta nell'altro video, che da Sud Tirolo in poi io spero che la squadra trovi la chiave di volta, la chiave di volta. Questo è l'augurio. Questo è l'augurio, va bene così. Ora c'è la sosta, quindi magari si recupererà qualcuno, quindi magari Arena, quindi magari D'Alessandro, non lo so, insomma, che il mister riesca a recuperare qualcuno. E niente, io poi faccio una, se il video viene troppo lungo, poi farò tipo pagelle e darò i numeri, i numeri, e andiamo poi a valutare giocatore per giocatore. Io per questo video mi fermo qua. Se vi è piaciuto questo video, pollice su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. A più tardi.